Salve cari amici amanti dei videogiochi e benvenuti in questo video unboxing e test del bundle Injustice 2 con l'arcade stick Hori. In pratica, questo bundle che mi è stato regalato comprende l'arcade stick Hori che funziona sia su PS3 che PS4 che PC e il gioco Injustice 2 compreso di DLC. Questo è il lato. La costina in cui si descrivono le caratteristiche dell'arcade stick, il retro, ogni battaglia ti tempra, come se fosse praticamente una qualche frase motivazionale, e parla del gioco Injustice 2. E qui appunto il logo di Injustice 2 Fighting Bundle. Ma andiamo ad aprire. Io ieri già ho provveduto a spacchettare in parte, non ho aperto tutto. Datemi un secondo. Ecco, dopo essermi liberato dell'involucro, abbiamo l'arcade stick Hori. Questo appunto è un prodotto normalmente che verrebbe catalogato come basso costo. Però tutto sommato il suo lavoro lo fa. Consiglio assolutamente di utilizzarlo sopra una superficie piana come un tavolo, perché sulle ginocchia non funge molto bene. Comunque andiamo ad aprirlo. Vediamo se viene fuori. Ecco qui l'arcade stick. E andiamo ad aprirlo. Si devono togliere queste due linguette laterali. Ecco qui. Poi in pratica bisognerà alzare questo. Il filo è qui dentro. Se vuole uscire, ovviamente, eccolo qui. Togliamo l'involucro. E questo è l'arcade stick. Zoomiamo un attimo. Come vedete, l'arcade stick è dotato di micro switch, i vari tasti, tutto sommato mi sembrano abbastanza buoni. Questo interruttore, se switchato, ti consente di utilizzare questo arcade stick su PS3 o PS4. Poi abbiamo il tasto share, il tasto option e il tasto PS. Ma senza ulteriori indugi andiamo ad aprire anche il gioco. Ecco qui il gioco Injustice 2 ancora nel suo cellophane. Include i DLC. Questo gioco dagli stessi autori di Mortal Kombat, in pratica la stessa casa. È un gioco che al momento io non possedevo e sono contento di poterlo aprire qui in diretta. Ok, proviamo questo Injustice 2 allora. Ho tolto la connessione internet per fare più in fretta, mentre non lo scaricava. Ancora devo prendere neanche i DLC, lo farò dopo. Premetto che non ci so giocare, è la prima volta che lo metto su.
Allora, vediamo con giocatore singolo. Vabbè, guardiamoci un attimo il tutorial, tanto per. Il joystick è abbastanza responsivo. Graficamente devo dire che questo gioco mi piace abbastanza. Vabbè, direi che magari, non lo so, proviamo velocemente, il tutorial è un po' noioso, proviamo una partita in giocatore singolo, poi magari passiamo sulla PlayStation 3. È già di base un bel roster, eh. Ma prendiamo proprio Batman, dai. Anche in italiano. Avresti potuto regnare su Gotham. Non è il mio obiettivo. Allora sei troppo poco ambizioso. Avvio. Benissimo, adesso passiamo a provarlo con un altro gioco, magari per PlayStation 3. Proviamolo con qualche arcade su PS3. Adesso sono su PS3. Proviamolo con qualche arcade, anche perché fortunatamente non mi manca questo genere su PS3. Negli anni ho acquistato un po' di contenuti digitali. Adesso lo stiamo provando con Altered Beast.
Proviamolo adesso un po' con Metal Slug per PS3. Bene. Va bene ragazzi, direi che abbiamo visto abbastanza, vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Ovviamente vi consiglio di iscrivervi al canale, attivare le notifiche e attendere ovviamente i prossimi video che non tarderanno ad arrivare. Vi ringrazio ancora e ci vediamo presto.